Alessandra Di Simone ha ancora problemi nell'area del Pescarese per quanto riguarda la mensa, questa volta è un problema per i lavoratori. Sì, di nuovo problemi, perché evidentemente le stazioni appaltanti non considerano importante il lavoro del personale e i dipendenti. Come sempre in questo cambio di appalto, che dovrebbe partire oggi, abbiamo un'azienda che si aggiudica un capitolato di appalto e una gara con delle condizioni precise. L'articolo 6 dice che i lavoratori devono essere prioritariamente assunti, quelli già presenti, ai quali deve essere applicato un contratto collettivo che è il turismo pubblici esercizi. Peraltro il capitolato specifica anche le ore di lavoro che fanno le lavoratrici. L'azienda viene qualche giorno fa, comunica alle lavoratrici che le avrebbe assunte con un contratto che appunto non è quello da capitolato ma quello delle cooperative e propone loro una riduzione del 40%. Questo significa una riduzione non solo degli stipendi ma anche del servizio, noi pensiamo, perché qui ci sono ovviamente mamme che affidano i bambini alla scuola e che pretendono un servizio di qualità visto che il prezzo rimane quello dell'anno scorso. Abbiamo avuto un incontro giovedì perché non si trovava la quadra con l'azienda che, premetto, non ha mai voluto parlare con il sindacato, quindi noi non abbiamo mai avuto modo di parlare con loro. Al comune si è presentato un responsabile dell'azienda che ha detto di non avere mandato alla trattativa. Il sindaco però ci aveva assicurato che questa mattina non sarebbe entrato nessuno se non dei lavoratori ai quali si applica il contratto dei pubblici esercizi. Noi crediamo che ci sia in questo momento un abuso perché le lavoratrici sono fuori e altri lavoratori, molto probabilmente col contratto delle cooperative, stanno lavorando da altri appalti. Chiediamo al sindaco l'intervento immediato e il ripristino delle condizioni ovviamente di lavoro e di diritto degli addetti, che da oltre 20 anni stanno qui a lavorare in queste scuole.